Caro Presidente Russo, cari colleghi, con un sentimento di riconoscenza e di rispetto mi rivolgo a voi per questo mio breve saluto in occasione della vostra assemblea. Per quello che fate, per i dati che il vostro settore esprime, un pezzo di orgoglio dell'industria italiana. Siete stati precursori nell'attenzione all'ambiente. Da 14 anni realizzate un rapporto sull'ambiente e ci aiutate, aiutate l'intero sistema industriale a legittimare il ruolo sociale dell'impresa, grazie a quanto fate ogni giorno nelle vostre imprese e come associazione di categoria. State lavorando a una fase contrattuale in cui la grande questione che abbiamo posto in assemblea pubblica è la questione di produttività e su cui dobbiamo continuare su una strada in cui le relazioni industriali devono diventare fattore di competitività per il Paese. Il nostro auspicio è che anche il vostro contratto si possa chiudere in una stagione che abbiamo definito di collaborazione per la competitività e di corresponsabilità. In una Confindustria, equidistante dai partiti ma non dalla politica, che abbia ben chiare le idee di politica economica da preporre all'attenzione del Paese per la competitività di tutte le nostre imprese, che incida innanzitutto da una politica dell'offerta, che significa rendere competitive le nostre imprese per permettere loro di vendere prodotti e servizi nel mondo e quindi recuperare occupazione e domanda interna. Tra l'altro, voi siete anche un modello di quella qualità ineguagliabile di valori e funzionale ed estetica dei prodotti che realizzate. Una dimensione importante che ci ricorda che quando entra in gioco bellezza ed equilibrio, entra in gioco l'Italia. Ci troviamo in una situazione delicata, legata ad ansietà nei mercati anche a seguito dell'operazione Brexit, e questo ci obbliga ad avere ben chiara la questione italiana e la questione europea, che per noi ha un unico titolo, si chiama questione industriale. Su questa dimensione di questione industriale lavoreremo per proporre all'attenzione del Paese, in chiave di questione italiana e dell'Europa, una grande dimensione per la crescita che sia nell'interesse del Paese e delle imprese italiane. Secondo Paese industriale in Europa dopo la Germania, che ha potenzialità incredibili, lavorando e lavoreremo per farlo diventare uno dei più grandi Paesi industriali al mondo. Ci riusciremo anche grazie a voi. Un caro saluto e buon lavoro.